Carissimi fratelli e sorelle, ancora a tutti voi il caro saluto, a voi qui presenti, a coloro che ci seguono attraverso Padre Pio TV e attraverso gli altri mezzi di comunicazione. Ben ritrovati a vivere questa veglia di preghiera, questo intenso momento di incontro con il Signore. Credo che sia giusto esprimervi anche il grazie, perché come con queste piccole candele avete illuminato questa notte, così con la luce del vostro cuore, la luce che viene dalla vostra fede, la testimonianza della vostra preghiera questa sera illumina il mondo, accende la speranza. È un messaggio profondo che voi date a tutto il mondo. Abbiamo appena meditato i misteri del Santo Rosario per contemplare, accompagnati dalla Vergine Maria, la vita di Gesù. È come se avessimo voluto far dilatare alcune pagine del Vangelo. Ci siamo soffermati, ci siamo fermati su alcune pagine del Vangelo. E il Rosario è proprio questo. Ci fa indugiare, accompagnati da Maria, su alcuni momenti della vita del Figlio. Questa pratica è molto importante. In fondo, che cos'è la vita cristiana? La vita cristiana è la vita umana letta e vissuta alla luce della vita di Gesù. Gesù ha preso su di sé la nostra condizione. Egli si è fatto simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. Questa sera poi la nostra preghiera assume un significato particolare per la presenza della venerata immagine della Madonna della Libera, a cui Padre Pio e tutti i cittadini di Pietrelcina sono legatissimi. Alla comunità di Pietrelcina vogliamo dire il nostro grazie per aver concesso questo dono, questa presenza. Nella memoria del popolo di Pietrelcina sono incisi il ricordo e la certezza dell'intervento di Dio attraverso la materna intercessione della Vergine, specialmente in alcuni momenti complicati. Pensiamo per esempio alla liberazione dall'epidemia di colera del 1854. Ma oltre a quell'evento, sempre la forza della fede e l'importanza della preghiera, la fiducia nella Consolatrice degli afflitti, hanno caratterizzato e segnato i momenti di difficoltà, di crisi, nella storia del popolo in cui è nato ed è cresciuto il nostro San Pio. San Pio ha imparato dalla sua gente a vedere nell'espressione dolce della Madonnella Nostra, così Padre Pio e i pietrelcinesi amano chiamare la Madonna della Libera, in quello sguardo sereno e sicuro, Padre Pio ha imparato a vedere il riflesso delle lacrime supplichevoli, delle preghiere, della fatica dei compaesani e l'invito alla fede, alla speranza, alla carità. Anche noi questa sera vogliamo chiedere alla Madonnella nostra, al caro San Pio, di darci la capacità di riscoprirci figli, di sentirci amati, di alimentare la nostra fede, di sentirci a casa in questo mondo, in questa storia, in questo momento. Siamo qui per pregare, come ci ha insegnato il venerato confratello, sapendo che nell'affidamento fiducioso, in questa consapevolezza di essere figli amati, sempre e comunque, possiamo conquistare la vera libertà. Vogliamo imparare da San Pio a saper affidare ogni cosa al Signore, a saper appoggiare il nostro cuore, soprattutto le nostre ferite, il nostro desiderio di amare, di costruire il bene. Tutto questo lo vogliamo consegnare al cuore di Gesù. La nostra forza, la nostra libertà da ogni paura e da ogni ostacolo è la fiducia in Dio. E il sentirci continuamente nelle sue mani. Nell'abbandono fiducioso sta la nostra forza, dice la Bibbia. Ci doni il Signore
per mezzo del dolce volto della Madre, la grazia di scoprire la sua presenza costante. Ci aiuti, la Vergine Maria, a vigilare, a custodire, come ha fatto lei, la parola di Dio nel nostro cuore, per essere ancora luce del mondo.